Buonasera, innanzitutto le note positive, beh, intanto abbiamo vinto e a questo gioco non bisogna, a qualsiasi gioco non bisogna mai dare per scontata la vittoria. Note positive per essere stata la prima giornata alla quinta settimana, diciamo, del periodo, per noi è ancora periodo di preparazione, note positive tante. Tante a partire dall'atteggiamento delle ragazze. Note negative tendenzialmente non le dico, rimangono nel segreto dello spogliatoio. No, note negative sicuramente ci sono tante cose ancora da fare, e sicuramente la continuità è una parola magica, tutti in questo momento, a tutti i livelli chiedono continuità alle loro squadre, è chiaro, non riesci ancora dopo 5 settimane ad avere una continuità a livello di prestazione, ci vorrà del tempo, ma siamo soddisfatti. Allora, tenendo conto che alcune squadre sono le stesse dell'anno scorso, ma ci sono state le new entry, tenendo conto che il livello medio del campionato, secondo me, rispetto all'anno scorso, è più alto, io direi che grosse sorprese a livello di risultati non ci sono state. Parma, secondo me, le Tigers Parma, che l'anno scorso sono arrivate a un soffio, a una partita dal salire in A2, che era il loro obiettivo dichiarato, hanno mantenuto esattamente la stessa squadra dell'anno scorso, sono partite vincendo di 25 in trasferta, e secondo me in questo momento sono la squadra da battere. Diciamo che per quello che riguarda Zanoli e Brevini, in realtà è come se non se ne fossero mai andate, cioè loro, Valeria si è presa, diciamo, un anno sabbatico, Brevini ha fatto un'esperienza in A2, ma erano partite da qui e sono ritornate qui. Sono assolutamente due ragazze stupende, disponibili, collaborative, attente, accolte a braccia aperte dallo spogliatoio, quindi benissimo, direi. Per quello che riguarda invece la Chiara Bassoli, che è una nostra under 16, la Chiara ha compiuto due settimane fa 15 anni, ci vuole della pazienza, ha sempre 15 anni. Allora, mi aspetto una partita impegnativa perché è chiaro che non è una partita come le altre. E sarà una partita dove l'aspetto mentale e l'aspetto emotivo secondo me incideranno molto più che rispetto ad altre partite. E io, per quello che riguarda noi, perché poi alla fine io mi concentro sulla mia squadra, le sensazioni sono molto positive, cioè secondo me ci stiamo preparando bene, veramente bene. Dopodiché è chiaro, la partita è un'altra cosa e lo scopri poi realmente lì, come si suol dire. Se riuscirai a portare in campo sotto certe pressioni quello che hai preparato in settimana o no.